Allora, ti dico, io sono stato lì a gennaio. Fabrizio, rispondi bene, perché sennò ti mando a cagare, te lo dico. Lo so, però ti rispondi dico bene. Ti dico quello che penso. Sono stato lì a gennaio, quando hanno presentato Ronaldo all'Al Nassr. Hanno fatto prima una partita contro il PSG, Ronaldo contro Messi, e poi hanno presentato Ronaldo 3 giorni dopo con l'Al Nassr. E sinceramente non pensavo di andare lì a vedere, insomma, lo show di un giocatore presentato in una squadra e finisce lì, come poteva essere stato in Cina e tutto il resto. Invece in quei giorni là ho fatto una settimana a Riyadh e parlando con più persone mi avevano spiegato che la loro idea era esattamente questa qui, anzi, molto di più. Non ci credevo, dico la verità, cioè a gennaio quando mi è stato raccontato ok, quest'estate arriveranno grandi giocatori, questo, quest'altro, mai nella vita pensavo che andassero a prendere i Neymar, i Benzema, i Kanté e tutto il resto. Però la loro idea è quella e mi ricordo ancora quando mi hanno detto una cosa che sottovalutano in tanti, secondo me qui in Europa, è che adesso cambierà per esempio il mondiale per club. Il mondiale per club non sarà più questo mondiale inutile che c'è adesso, in cui ci sono 2 partite che nessuno guarda e vince la squadra europea, ma diventerà come il mondiale per nazionali, lo stesso numero di squadre, se non sbaglio, simile, non so se già l'anno prossimo o quello successivo, comunque a breve, il nuovo mondiale per club. La loro idea è: perché non può vincere una squadra araba o andare in finale, in semifinale e fare un Manchester City al Nasser o un Al Hilal contro Real Madrid? Quindi la loro idea è arrivare a competere davvero, non è fare una cosa di un anno, un'estate e poi tutti tornano indietro in prestito come è stato in Cina in cui si sono mossi 5, 6, 7 giocatori e poi sono tornati indietro. Loro hanno veramente voglia di costruire una cosa che possa durare nel tempo con dei limiti, perché ogni squadra non può registrare più di 8 giocatori, quindi comunque dando spazio alla loro crescita. Ci credo un tanto e devo dire la verità. È semplice, sai perché non sono d'accordo con te? Certo. Per un semplice fatto: non sarà mai un calcio competitivo. Non sarà mai un calcio. Lascia stare l'Europa, che è il calcio migliore del mondo. Il Sud America gli dà 10-0. Tra virgolette, se vogliamo andare proprio a vedere, lascia stare i campioni che adesso stanno arrivando per soldi in Arabia Saudita. Se giocano e senza campione da una parte e dall'altra, l'MLS contro gli arabi finisce 7-0 per loro, per l'MLS. Ma va, non con i campioni così che ci sono, non è calcio. Si va là solo per soldi. Questo è un tuo pensiero. Ma se cominciano a essere 8 stranieri che cominciano a prendere i giovani, i meno giovani, perché loro vogliono essere assegnati il 2030 il mondiale, dopo che assegnano il mondiale, ma io gli frega cazzo allora. Ti prendono. Allora, secondo me loro possono diventare un livello competitivo se cominciano a fare le accademie, se loro perché alla passione, che ce n'è tante in Arabia Saudita, Kamel. La passione del calcio è tantissima in Arabia Saudita, cioè rispetto al Qatar, rispetto, certo, che io sono stato adoro, in Arabia Saudita c'è tanta passione, ma se tu non crei un movimento che parte dal basso, allora fai scuole calcio e crei cultura, capito? Insegni, quindi ci metti anche formatori. Se non vai nelle accademie è difficile che solo con quei super ingaggi, perché possano competere come lo intendiamo noi qui. Su questo ha ragione lui, su questo ha ragione. Se invece vai a implementare la cultura, allora ti dico che loro hanno una cosa che è la cosa più importante nel calcio, che è la passione. Ma devi far cultura, capito? No, Lele, ti sbagli anche su questo. Perché? Ma perché, Anto? Se Lele, portano, loro, scusami, loro, se loro portano la passione, i formatori. No, c'hanno la passione, tantissima. C'hanno una cosa ancora di più degli altri, il grano. Lele, non sono alternative. Ripeto, i soldi fanno... tra virgolette, faccio una battuta, fanno vedere anche chi non vede.